Oh, buongiorno a tutti, sono Dennis Cappellin e da qualche mese pratico speed hiking, quindi escursionismo a passo veloce e in discesa qualche corsetta. Oggi sono di nuovo in Lessinia, come la settimana scorsa. In particolare siamo nella Lessinia Bassa, quindi oggi partiamo da Lugo di Grezzana e ci dirigeremo passando da Corrubio, arriveremo più o meno verso Cerro Veronese e poi torneremo indietro. Quindi eccoci qua. Il percorso dovrebbe essere una ventina di chilometri, circa 800 metri di dislivello, ma insomma alla fine del video faremo il riassunto come al solito. Che dire, confidiamo nel tempo e allora andiamo!
Grotta di Raimondo, Cerro di Verona. Onesta, però in realtà dobbiamo tornare in su perché qui il percorso è chiuso, quindi seguiamo il sentiero che c'è qui sopra. Siamo arrivati con una piccola deviazione alle grotte Bocare, spero che la pronuncia sia giusta, proviamo a vedere almeno l'ingresso. Aissa. Wow, spingiamoci un po' qui, ho la luce del telefono ma non vuole che faccia. Vorremmo una pila un pelo più importante. Bene. E anche questo posto abbiamo visitato. Adesso torniamo indietro e mettiamoci
sul nostro percorso per arrivare fino alla fine. Arrivati, cosa dire, il giro mi ha stupito positivamente, è stato proprio un gran bel giro. Direi i primi tre quarti di percorso ben tracciati, poi ogni tanto ho avuto qualche problema con i sentieri. In effetti a un certo punto, seguendo l'indicazione gialla nera, credo del 3 del Maroni, insomma alla fine ho tagliato un bel pezzo di strada, ma pazienza, mi rifarò la prossima. A causa della mia sbatataggine e come già successo in passato, nel momento finale finisco con la batteria della mia cam. Nessun problema, aggiungo in post-produzione. Percorso concluso in 3 ore e 41 minuti, 17,7 km e 870 metri di dislivello. Rifarei questo giro? Assolutamente. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche di tutte le mie prossime avventure. Un saluto a tutti e buon giro!